Why the penal Professore, transplant? Perché il trapianto di pene è uno dei più difficili al mondo e quali sono le nuove frontiere della chirurgia genito-urinaria? La tecnica utilizzata per il trapianto di tessuto genito-urinario si basa su quella usata per il trapianto di altri tessuti molli, come quelli della mano o della faccia, che ormai stiamo facendo in tutto il mondo. Guardavamo questi soldati che erano stati gravemente feriti in guerra e ci chiedevamo in che modo avremmo potuto aiutarli. Le tecniche tradizionali di trapianto hanno dei limiti, sono efficaci in alcune persone, ma alcune di queste ferite erano talmente gravi che abbiamo deciso di provare a sfruttare le nostre conoscenze nel trapianto di tessuti molli come appunto la mano o la faccia ed utilizzarle sul tessuto genito urinario. È stata questa l'ispirazione iniziale e abbiamo poi scoperto che la procedura funzionava. Ne sono stati fatti pochi nel mondo di trapianti di questo genere, ma penso che in futuro aumenteranno, man mano che acquisiremo più esperienza e troveremo i pazienti più adatti a questo genere di procedura. Penso che, soprattutto con un gruppo come questo, costituito dagli esperti a livello mondiale nel campo, riusciremo a capire per quale genere di paziente è meglio procedere con questa operazione, se si tratta ad esempio di un paziente con cancro o che ha un'anomalia di altro genere o che ha subito un trauma. Speriamo che lavorando insieme riusciremo a prendere le decisioni migliori per i nostri pazienti.